Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro terzo episodio della serie sui setups. Per chi non avesse visto gli altri due episodi e li volesse recuperare o per chi li volesse rivedere, ho organizzato una playlist di facile consultazione, insomma, la quale poi andrò ad aggiungere di volta in volta i prossimi episodi, e la trovate cliccando su questa schedina che vi compare qua in alto a destra. Che cos'è un setup? Un setup è una configurazione grafica facilmente replicabile, quindi schematizzabile secondo certi criteri, che ci permettono quindi di andare ad aprire una posizione estremamente efficiente su di essi. Oggi ne esaminiamo uno, in questa serie ve li propongo uno alla volta, puntata per puntata, quelli che nel mio caso, statisticamente, si sono rivelati più profittevoli, quindi quelli che mi hanno permesso di chiudere un trade nella maggior parte dei casi con successo, e ve li condivido con voi per darvi, insomma, spunti didattici, spunti di operatività. Il time frame di oggi è particolarmente indicato, sempre statisticamente, sui mercati altcoins Bitcoin ed è un setup che mira ad individuare un bottom, quindi durante un downtrend una respinta, e poi mira a operare sul ritracciamento dalla forte respinta, che nella stragrande maggioranza dei casi va ad individuare proprio il bottom di un movimento discendente delle altcoins. Operando così vicini ai bottom in maniera ottimale ci esponiamo a un'immensa possibilità di profitto, e però ci esponiamo anche ovviamente a un certo tipo di rischio, dato dal fatto che se quello non è il bottom ci si chiude la posizione in stop loss. Il trading è questo. Tuttavia, statisticamente, ve l'ho detto, nella maggioranza dei casi la posizione si rivela veritiera e il profitto è nettamente maggiore poi del potenziale rischio, proprio a causa della vicinanza ai minimi. Oggi vi spiego in maniera estremamente precisa e dettagliata come individuare il setup, come operare, quindi dove entrare, quanto entrare, dove mettere lo stop loss, dove mettere il take profit e soprattutto come evolvere la posizione nel tempo, nel caso in cui il mercato ci desse ragione, e insomma, per cavalcare tutto il profitto che ne deriva. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video in modo che io possa toccare con mano il vostro apprezzamento e insomma essere super gasato e motivato a continuare a produrre. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina così ricevete le notifiche appena io sforno un nuovo video. Seguitemi, mi raccomando, sul canale Telegram. Se già lo fate sicuramente conoscerete già questi setups, perché vi condivido tutte le idee di trading, tutti i miei pensieri sul mercato, e basta, direi, andiamo ad analizzare il setup di oggi nel dettaglio. Iniziamo, come vi accennavo, con alcune slides per capire un po' la teoria che c'è dietro e poi per passare ad un esempio pratico. Queste slides, come vi dicevo, oltre che per dare un'intro teorica, è per lasciarvi qualcosa di scritto, tra virgolette, così ve lo potete andare a rivedere quando meglio volete, magari con i vostri grafici di fianco, e cercare di capire se vi trovate in questo setup oppure no e come operare. Respinta high time frame più ritracciamento low time frame, quindi operatività su un setup di respinta su time frame giornaliero, che è l'high time frame, con ricerca di target di ritracciamento su low time frame, quindi intraday, 4 ore, 1 ora. È della categoria, come vi dicevo, dei setup anticipatori, dei setup a massimo rischio, massima reward. In realtà, in particolare nel mercato altcoins Bitcoin, il rischio si riduce, perché statisticamente, non è che lo invento io, la probabilità di successo è davvero alta, intorno al 70-75%, per darvi un numero. Quindi descriviamo questo setup e andiamo a vedere come operare su di esso al meglio. Ho diviso la descrizione del setup in tre punti: trigger, entry ed exit. Quindi trigger è la prima parte che stiamo per vedere ora e mi dice che cos'è che appunto accende la luce che mi dice attenzione, c'è questo setup, tienilo d'occhio, tienilo sotto controllo, tieni gli occhi aperti. Durante un downtrend, quindi condizione numero uno, downtrend, forte respinta da parte di un livello di prezzo evidente su time frame giornaliero. Quindi su un time frame giornaliero, che è il nostro high time frame, abbiamo un downtrend in corso di una altcoin in Bitcoin, supponiamo, per contestualizzare meglio,
e improvvisamente ho una candelona di respinta, ok? Quindi vedete qua sotto che ho messo alcuni criteri per la forte respinta. Candela fortemente engulfing, che significa che è una candelona lunga lunga che si mangia tutte le candeline invece rosse dei giorni precedenti, è la definizione di engulfing, bullish, e volumi nettamente sopra la media. Ho messo, giusto per darvi un numero, minimo 2-3 volte la media. Sapete che nel grafico del volume abbiamo l'istogramma del volume e una linea che definisce la media negli ultimi 20 giorni, se abbiamo un time frame daily. Quindi minimo il doppio deve essere della media. Poi, dopo la respinta, voglio vedere la conferma. Quindi non è che mi parte il candelone engulfing e poi subito dopo un candelone rosso che dampa. Quindi io voglio vedere che chiudiamo anche dopo il candelone engulfing bullish sempre lì in zona. Vedete, maggior permanenza vicino alla chiusura della candela di reversal uguale maggior significatività. Quindi se noi spariamo in alto e poi ci muoviamo un po' laterali lì così, significatività. Se spariamo in alto e poi subito dopo ridampiamo, pochissima significatività. C'è sempre un discorso probabilistico, ok? Più è bella la conformazione, quindi più è bello il segnale di reversal e maggiore è la probabilità di successo del setup. Quindi una volta che vediamo questa forte respinta confermata con volumi, candela engulfing e permanenza magari di 2-3 giorni vicino alla chiusura della prima candela, magari con i volumi che rimangono anche belli accesi, che indicano il fatto che c'è attività su questa coppia, allora attiviamo la nostra operatività sul setup. Entry. Come andiamo ad entrare? Allora, ve l'ho detto, una volta che abbiamo attivato il nostro setup, dobbiamo andare a zoomare su time frame inferiore, il nostro low time frame, che può essere 4 ore o un'ora, io consiglio le 4 ore, e andiamo a ricercare un'area di ritracciamento utilizzando le confluenze. Che cos'è una confluenza? È il verificarsi di più condizioni contemporaneamente sulla medesima area di prezzo. Voglio una confluenza tra zona di lateralizzazione, quindi un'area in cui si muove il prezzo in orizzontale, per un periodo di tempo più prollungato è, meglio è. Nell'immediato, non è che devo andare a vedere un anno fa, due anni fa, lo voglio vedere proprio nell'ultimissima parte del downtrend che precede la candelona verde engulfing. Quindi ecco, questo non l'ho scritto, ma zona di lateralizzazione durante la fase terminale del downtrend. Area significativa di Fibonacci. Quindi io ovviamente sul primo impulso di reversal, quello sul quale baso appunto questo setup, vado a tracciare un Fibonacci che va dalla shadow minima alla shadow massima, attenzione, quindi shadow to shadow Fibonacci, e vado a vedere appunto come si distribuiscono le aree. Ovviamente l'area che mi piace di più, perché in termini di ritracciamento è la più significativa e quella a maggior probabilità, diciamo, di raggiungimento da parte di un ritracciamento, e inoltre quella che ha un risk reward ratio migliore, che è quella che sta tra il livello 61,8 e 78,6. Già mi sento la voce di qualcuno di voi che dice: ma così in basso? Sì, così in basso. Perché? Perché più un movimento è impulsivo e più ritraccia di solito, quindi qui siamo di fronte a un impulso per eccellenza, perché l'impulso di reversal è forse il più forte in assoluto. Quindi voglio un ritracciamento profondo, e inoltre un ritracciamento profondo mi permette di avere un risk reward ratio ottimale, ok? Supporti e resistenze storici, che sono più significativi se li vedo su un time frame settimanale. Ecco, l'analisi ai supporti e alle resistenze è sempre imprescindibile. La prima cosa da fare su un grafico, per quanto mi riguarda, è guardare il time frame settimanale e segnare i supporti e le resistenze. Quindi dopo che vado a fare la mia analisi per trovare questo setup e trovare l'entry, se in questa area che include magari già la zona di lateralizzazione, oppure siamo vicini al 78,6 di Fibonacci, e in più c'è anche un bel supportone storico, allora mi piace ancora di più.
un'ulteriore confluenza. E infine il point of control, che è quel livello di prezzo a maggior volume scambiato. Ovviamente il point of control relativo anche qua all'ultimo periodo, non è che devo zoomare tutto il grafico. Su time frame sempre 4 ore, inquadro giusto l'ultima parte del downtrend, quindi non voglio includere movimenti precedenti che vanno a sovrapporsi al medesimo prezzo. E se lì dentro c'è il point of control, ben venga. Solitamente point of control e zona di lateralizzazione, per forza di cose, insomma, si trovano più o meno nello stesso livello. L'area d'ingresso, quindi, ok, abbiamo trovato l'intervallo in cui piazzare il nostro entry. Abbiamo visto che queste quattro sono delle condizioni ottime. Se se ne verificano già due, per me è più che sufficiente. Abbiamo una confluenza comunque di due condizioni. E ora devo capire come entrare, perché ho individuato un'area. Non è che si individua un livello esatto di prezzo. Sapete bene che è difficile tracciare una riga e dire questo è il livello di prezzo. Individuo un'area, un rettangolo. Quindi io vado a individuare l'area con questa logica. Prendo un top e un bottom del rettangolo, che sarà appunto la mia entry area. Il top è il massimo della upper shadow dell'area considerata. Quindi se io vado a basarmi su un'area di lateralizzazione, prendo il punto dove la shadow più alta, la upper shadow più alta di questa zona di lateralizzazione si piazza, e quello è il mio massimo. E se lì vicino c'è un livello di Fibonacci, magari 61,8, arrotondo e mi piazzo sul Fibonacci, ok? È una, cioè è personale questa scelta, ma ve la condivido. Bottom, invece la parte più bassa dell'area, dove chiudono, attenzione, non parlo di shadow in questo caso, ma dove chiudono, anche qui ho fatto uno studio statistico, la maggior parte delle candele, sempre nell'area di lateralizzazione piuttosto che nella zona significativa considerata, oppure se c'è un supporto resistenza storico vicino posso utilizzare quello. Ho il mio rettangolo, l'entry come lo divido? In tre, un terzo sul top, un terzo sul bottom, un terzo sul punto medio. Top più bottom diviso 2. È arbitrario questo, io di solito faccio così. Quindi abbiamo capito come entrare, spero che di essere stato diretto, mi sembra abbastanza semplice. E ora dobbiamo capire come uscire. Exit. Le uscite possono essere due, in perdita o in profitto, chiaramente. Stop loss, semplice, perché è il livello di prezzo per il quale abbiamo torto. Abbiamo detto questa è una posizione che prevede, immagina, tiene come ipotesi, che questo è un costrutto di bottom in formazione. Quindi io taglio le perdite e chiudo in stop loss nel caso in cui ciò non sia vero. E quindi se andiamo a fare un lower low, pertanto stop loss sotto i minimi del movimento. Primo take profit, perché primo? Perché in realtà se poi la posizione si sviluppa a nostro vantaggio, il profit potenziale è immenso e quindi non vale la pena chiuderla tutta subito. Io la regola che uso per queste posizioni in anticipo è avere un primo take profit alla cosiddetta first trouble area, tra poco vediamo meglio sul grafico, che altro non è che un nome altisonante per dire prima zona di resistenza. Quindi io guardo il grafico, vedo che magari c'è una zona di lateralizzazione vecchia lì sopra e fa da cluster, ci posso sbattere contro, ecco, lì metto il primo take profit perché voglio meno sbattimenti possibili. Cosa faccio qui? Escludo il rischio, che è un concetto importantissimo. Cosa significa? Significa che vado a chiudere una percentuale di posizione tale per cui se dopo mi scatta lo stop loss esco in break even. Quindi se ad esempio ho messo il mio stop loss sotto i minimi, questo primo take profit si trova a una distanza pari a quella dello stop loss dall'ingresso, allora chiudo metà della posizione. Chiaramente se il risk reward ratio è più alto basterà chiudere una parte minore della posizione, e lì si vede subito l'importanza di entrare in un ritracciamento più profondo. Capite bene che il risk reward ratio aumenta. Quindi io chiudo una parte, escludo il rischio, dormo sereno, non posso andare in perdita, che preservo il capitale, che è la cosa più importante, la restante parte la evolvo, quindi evolvo la posizione con l'evolvere del mercato. Ad ogni costrutto, higher high, higher low, che mi dà un'ulteriore conferma dello svilupparsi in positivo del mercato, sposto lo stop loss un po' più in alto, magari sotto al low precedente.
Quindi questa è la posizione come la, cioè il setup e la posizione costruita su di esso. Spero di essere stato chiaro. Adesso concretizziamo con un grafico davanti. Prima vi ho riportato per prima cosa un esempio di applicazione su Ripple, che è una delle altcoin sulla quale ho applicato questo entry recentemente, e dopodiché vi faccio vedere qualcos'altro, insomma, per avere appunto il più dati possibili. Allora, esempio di applicazione, partiamo dal high time frame, che è questo, è time frame giornaliero, qua sotto abbiamo le 4 ore. Siamo in downtrend, vedete, downtrend che non accenna a fermarsi, poi improvvisamente, pam, candelona verde engulfing, si ingolfa questa e questa, quindi ingolfa una settimana in una candela. Il giorno dopo, ulteriore candela verde, conferma, e il giorno dopo ancora, altro higher high, nonostante sia appunto, vedete, soltanto nella shadow, e poi inizia il sell off, inizia la svendita. Quindi qua e qua inizio a vedere che l'impulso di respinta è esaurito, perché vado a fare dei lower low e inizia la fase di ritracciamento. Allora qui cosa faccio? Disegno il mio Fibonacci, vedete, shadow to shadow, quindi il livello 1 è al minimo della shadow bassa, il livello 0 è al massimo della shadow alta, e vado a zoomare. Vedete, 1, trigger respinta molto forte, 2, esaurimento impulso di respinta, disegno Fibonacci e ricerca entry su time frame intraday. E quindi andiamo qua sotto sulle 4 ore. Vedete che questo è lo stesso movimento, visto ovviamente su time frame minore. E andiamo a disegnare la nostra entry area. Abbiamo una confluenza in zona 61,8 di Fibonacci tra una lateralizzazione, vedete, abbiamo downtrend e respinta, quindi questo diventa un supporto. E poi qua invece abbiamo il massimo della shadow di questa area, vedete, e quindi vado a costruire la mia entry area in modo arbitrario alla fine, perché uno poteva dire, ma perché non l'hai fatta più in basso? Vabbè, qua andiamo addirittura sotto il 78,6, che è troppo profonda come area. L'area buona, ve l'ho detto, è 61,8, 78,6, quindi questa. E quindi uno avrebbe potuto dire, ma perché non la metti qui? Ecco, perché abbiamo l'upper shadow qua sopra. E avere un'area così estesa, a mio parere, perde un po' di senso. Però è tutto, ve l'ho detto, arbitrario. Io ho designato le entry area in questo modo. Il massimo, vabbè, facile, all'upper shadow più alta dell'area di lateralizzazione. Il minimo l'ho messo alla chiusura della maggioranza delle candele dell'area di lateralizzazione, quindi qua. Vedete che anche uso queste due, queste... Ok, così potevo metterla volendo anche un po' più in basso, insomma, anche lì è tutto quanto arbitrario, poi qua è puro culo dove arriva, però l'importante è avere idee chiare su come disegnare l'area. E nell'intorno del 61,8 di Fibonacci, che è un'area comunque tutto sommato super rispettabile, quindi abbiamo questa confluenza. E il massimo e il minimo, e il terzo entry è a metà tra il massimo e il minimo, quindi all'incirca qua in mezzo. Ok, quindi questo è il ragionamento. Take profit e stop loss come li metto? Torniamo indietro. Allora, entry in quest'area, stop loss sotto i minimi, facile facile, vedete qua, con un po' di respiro, giusto per evitare di finire trappola di un doppio minimo. E infine il take profit nella first trouble area, che per me è questa zona di lateralizzazione, e questa linea arancione è la first trouble area, quindi vedete la prima resistenza, e piazzo il mio primo take profit. Primo take profit che è volto ad escludere il rischio, quindi a seconda poi di quanto entro vado a chiudere una parte della posizione, tale per cui se dopo vado in stop loss dormo sereno in break even. Ok, quindi questo è quanto per avere un primo esempio. Ve ne mostro degli altri, così giusto per ricchezza espositiva. Tra l'altro, ok, poi ve lo faccio vedere dopo. Allora, un altro è Stellar. Vedete, ho fatto il medesimo ragionamento. Downtrend, forte respinta, engulfing, fin qua. Shadow to shadow di Fibonacci, vado a individuare l'entry level su un time frame di 4 ore, guardate qua questa bella zona di lateralizzazione, arrotondata, vedete, al 61,8 di Fibonacci, primo entry,
il bottom l'ho messo qua sotto, chiusura qui e chiusura qui più o meno, appena sotto il 78,6, un terzo, un terzo, un terzo, ok? Quindi questo è il ragionamento. First trouble area, questa, vedete, è una prima resistenza, stop loss sotto i minimi. In questo caso, vedete, l'entry è più in basso rispetto a Ripple. Possiamo andarlo a confrontare facilmente. Allora, cercando di non far troppo casino, qua ci vado a mettere Ripple. E vedete bene che Ripple è sul 61,8 e qua invece è tra il 61,8 e il 78,6. Il combinare, quando si entra in più posizioni quasi contemporaneamente, combinare diversi livelli di ritracciamento così è utile a smistare il rischio complessivo. Questo ve lo butto lì, anche se esula un po' dal discorso del setup. Infine vi mostro un caso nel quale il pattern non si è sviluppato come previsto. Guardate. Avevamo il trigger qui perché c'era il downtrend a Basic Attention Token, downtrend, candelone engulfing, però candelone engulfing negata. Guardate, qua abbiamo avuto una candelona rossa che si è mangiata quasi tutto e addirittura non ha tenuto il supporto del giorno precedente, che è un bruttissimo segno, e quindi qua viene meno la condizione di conferma. Ok? Questo è il discorso, e poi infatti il pattern non si è sviluppato come previsto. Un setup di questo tipo, ve l'ho detto, ci pone in estremo vantaggio sul mercato perché qualora, vedete, tracciamo nuovi minimi, che il downtrend continua, avevamo torto, pace, cercheremo il prossimo setup, stop loss. Qualora invece abbiamo ragione, noi siamo entrati qui, lo stop è qui. Abbiamo già liquidato, magari liquidiamo una parte qui e stiamo tranquilli con magari il 60% della nostra posizione ancora aperta. E guardate quanto spazio c'è verso l'alto rispetto che verso il basso. Vedete che è molto 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 importante posizionarsi bene e addirittura in anticipo sul mercato. Quindi questo è proprio il senso di questo tipo di setup. Spero che vi sia stato di interesse, che vi sia piaciuto, che vi sarà utile. Se avete domande, mi raccomando, fatele qua sotto nei commenti, così io vi rispondo. Avete mai operato su un setup di questo tipo? Se sì, com'è andata, come vi trovate? Insomma, ditemi la vostra e ne parliamo insieme. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!